Giorno 3 di Tenerife, partenza da Los Cristianos e andiamo su verso il Teide. Bene, sì, la salita del Teide parte proprio da Los Cristianos. Ci sono più versanti, questo è quello più conosciuto. È brutta fino a Camilla perché è uno stradone e adesso sto facendo una sorta di ciclabile parallela, quindi un pochino più tranquillo, ma è proprio uno stradone, sono i primi chilometri fatti così. C'è un po' di foschia su in alto, speriamo nella giornata si tolga anche quella. C'è un leggero vento, ma nulla che confronto a quello del primo giorno, quindi andiamo su. La salita sarebbe 42 km per 2003, ma io la faccio un pochino più corta perché è arrivato su giro. Credo la salita più lunga d'Europa. Camella appena superata e il Teide aperto. E meno male. Abbiamo lasciato lo stradone. Qui è un pochino più tranquillo, dai. Da notare il Teide, 40 km, ne ho già fatti 10 da Los Cristianos, quindi direi che da dove sono partito sono 50 km. Però fino alla funivia, alla teleferica, e 2-3, mi fermo un pochino prima. Veramente bellissimo, si sale in tranquillità, perché tanto è lunga. La meta è arrivare in cima. Bellissima la collaborazione che si ha con le macchine, soprattutto local, che ti aspettano sempre dietro e quando le fai cenno di passare ti suonano, ma per ringraziarti. Nessuno mi ha mai suonato per altri motivi. Niente, nessuno che fa i fari, nessuno che impreca contro i ciclisti. Ecco, questo se riuscissimo in Italia a fare, non dico uguale, ma pressa poco, cioè probabilmente avremo il doppio del turismo a pedali, tranquillamente, perché i posti che abbiamo in Italia sono incredibili. Mettere un pochino più a posto le strade, far sì che i cartelli siano giusti, corretti, nuovi. Io qua metto Google Maps, ma quasi non ho bisogno di usarlo. Tutto veramente scritto bene, sono molto organizzati. Oggi mi sono fatto un po' fregare dall'abbigliamento, secondo me. Che giù a Los Cristianos erano 25 gradi, si crepava di caldo. Oggi sarà caldo anche lassù. Invece c'è il vento fresco, siamo già su 18 gradi e mancano ancora 1000 metri di dislivello, quindi scenderà ancora un bel po'. Spero sia meno di 10 gradi lassù, che altro se c'è vento, è veramente freddo il vento. Ho portato di tutto, ovviamente ho lasciato tutto in macchina. Vediamo, ho uno smanicato e farò un po' con quello, un po' di respirazioni e teniamo alta la bandiera italiana per la conquista del Teide. Villaflor! Metà salita, anzi un po' più di metà per me, che mancano solo 16 km. E il Teide, altri 26 km, per me una decina meno, per fortuna. Un bel freschino, però c'è il sole e piano piano si arriva. Dopo Villaflor cambia nettamente il paesaggio, molto molto più bello. Nettamente anche più caldo, per fortuna, quindi il vento non è più così forte, così freddo, temperatura aumentata, si sta da 10. Macro circa 800 metri di dislivello, molto molto bello. Sicuramente è all'altezza della montagna Colorada, sembra di stare nei parchi nazionali del Nord America, è bellissimo. Da Villaflor in poi. Anzi, Los Cristianos fino a Rona, un po' traffico, stradone, bruttino.
Poi la strada va in salita, un pochino più bella. La Villa Flora in poi, fenomenale. E sarà sempre più bella fino a arrivare oltre 2000 metri. Un po' di traffico, tutti i turisti con le macchine affittate, però tutto molto tranquillo sempre. Panorami incredibili, strade perfette. Ultimi 10 km, 600 metri di dislivello ancora da fare. E sale un po' più ignorante di quello che mi aspettavo. Però dai, quando c'è questi panorami passa tutto. Vento quasi nullo, siamo sui 19-20 gradi, perfetto. Primi 2000 metri di dislivello dell'anno, a gennaio non è male, quasi 3 ore di salita, e ancora non è finita, mancano 5 km per me, circa 250 metri di dislivello, siamo quasi, qua si ammorbidisce un po', siamo sempre sul 5% medio. Il pezzo dopo Villa Flora è quello più intenso. Qua è dura, però si fa. Sto salendo a passo di lumaca, ma va bene così, dai. Dopo 3 giorni di salite a non finire, le gambe iniziano a essere un po' stanche, perché dormire in campeggio non è proprio riposante, però dai. Bello così, all'avventura. Davvero bellissimo il ciclismo, questi momenti in cui ero uno veramente nel flow, sento solo i pedali, si è concentrati veramente sul presente, sulle cose importanti della vita, quelle di godersela un po', tenere a cura dei propri cari, di chi ci vuole bene. E in questi momenti che si apprezza veramente tanto questo sport, ancora oggi molti familiari, amici, quando gli dico ma sai che ho fatto una salita di quasi 40 km, 2200 metri di dislivello, 3 ore passa, loro mi guardano per dire ma te sei proprio quello. Però ecco, sentirsi così appagati dopo aver meditato alla fine, perché è questo quello che facciamo, senza che ce ne accorgiamo, meditiamo in sella, lasciare scorrere un po' tutte le tensioni, tutto ciò che si accumula nel nostro cervello e nel nostro corpo, per poi apprezzare questo paradiso. Bene, eccoci qua, siamo nel Parco Nazionale del Teide, eccolo lì il gigante, siamo a 2100 metri di dislivello, manca ancora un pezzettino perché poi per arrivare lassù c'è la teleferica, ma sotto c'è un incrocio, io arriverò lì. C'è un pochino di vento, ma la temperatura è veramente molto buona, 18 gradi a 2100. No vabbè, mamma mia ragazzi, emozione incredibile, che bosco. Eccolo qua, Sua Maestà El Teide, incredibile. La punta su in cima è 3007. È una salita di 2100-2002. Una quarantina di chilometri, 38 chilometri, ecco. Veramente da fare. L'ultimo pezzo da Villa Flora è bellissimo. Sale, mai con rampe eccessive. Adesso difficilmente si vede nel video, ma la funivia è su questo lato qui. E infatti la strada continuerebbe da qui verso tutta la vallata laggiù, ma sono 10 km quasi, solo per andare sotto la funivia e fare altri 150 metri di dislivello. Quindi secondo me non ne vale la pena, visto che il giro continua di qua,
Adesso si scende tutto verso il mare, si va verso Los Gigantes, che sono delle cose incredibili. Pensavo fosse più freddo quassù, sta benissimo, veramente top, è veramente immenso. Stiamo attraversando Las Negras, eruzione del 1798, pensate che roba. Impressionante, davvero impressionante se si pensa che si sta passeggiando su una colata di lava, perché è tutto nero qui. Veramente un posto incredibile. Da lassù siamo scesi giù, qui siamo a 1100 metri, quindi ci siamo fatti appena 1000 metri di discesa. Via. Impressionante sono queste montagne qua, Los Gigantes, perché di qua sono montagne normali, ma verso il mare cascano completamente a picco, anche per mille metri, centinaia di metri di parete sul mare. Meraviglioso. Wow, incredibile. Davvero impressionanti. Peccato che il porto non lascia nessuna visuale e che costruiscono ovunque, però la natura qui la fa da padrone. Siamo di rientro, purtroppo la parte più brutta è proprio questa, il rientro passando da tutta la costa del sud, dove è tutto costruzioni, stradoni e traffico. È tutto su e giù, poi purtroppo è quello che può rovinare anche il giro nell'isola.